This is big. You haven't taken Cameron Diaz, protagonista di una commedia brillante, con sorprese. I cleared the bench. Hey, what's wrong? Quando si ha già bellezza, soldi e carriera, la cosa migliore che può capitare è trovare anche un fidanzato, come l'attore danese Nikolaj Coster-Waldau. La peggiore, I'm looking for Mark. You must be his housekeeper. Scoprire che lui è già sposato. L'altra donna, in italiano Tutte contro lui, è il nuovo film del regista Nick Cassavetes. Accanto alla Diaz, all'anteprima del film, a Londra, anche Leslie Mann e la top model Kate Upton, che sfila sul red carpet per la prima volta come attrice. Il suo ruolo di debutto? Un'altra amante. Le tre donne decidono allora di unirsi per vendicarsi del fedigrafo. What's going on? Dall'inizio del film, Leslie e Cameron sono sempre state pronte ad aiutarmi. Ogni volta che non mi sentivo a mio agio, smettevano di girare per starmi accanto. Mi hanno dato il miglior sostegno. Il primo giorno, quando Kate si è presentata sul set, non sapevamo cosa aspettarci perché non aveva mai recitato in un film. Ci ha lasciato completamente senza parole. Ha passato mezz'ora da sola ad improvvisare e noi tutti non riuscivamo a credere a quanto fosse brava e divertente. Non aveva paura di dire o fare cose che per istinto pensava fossero nel personaggio. E questo è molto coraggioso. I can't believe you would lie. You smell amazing. What is that? I think it's just sweat. C'è stata una chimica immediata. Di solito ci vuole un po' a connettere con gli altri attori e prendere il ritmo giusto, ma con loro è stato istantaneo. Dal set alla trama del film, la missione di questo inusuale trio finirà per essere divertente. Ma il messaggio è serio. Uomini, attenti, la vendetta di una donna, figuriamoci tre, fa ridere solo al cinema. Complicità femminile e vendetta che si trasforma in amicizia. Tutte contro lui esce in Italia il 19 giugno, distribuito da 20th Century Fox.